Telespettatori, benvenuti alla San Paolo TV. Stasera vi presentiamo la squadra dei fortissimi micro... Yeah! Ma ecco a voi Chip! Ciao! E Chop! Ciao! Ciao bambini, come va? Bene! Tutto a posto? Sì! Come è andato questo fine settimana? Bene! Siamo andati bene, mi sembra che comunque i 2008 non abbiano giocato perché c'era brutto tempo, quindi sì, siamo rimasti sì, in casa. Perché abbiamo giocato! Voi avete giocato sì, e se non sbaglio avete perso, giusto? Abbiamo vinto! Ah no, no, scusa. Ho vinto, vabbè. Va bene, dai, quindi allora siamo ancora più contenti, va bene? Allora, bambini, prima ovviamente di iniziare, di lasciare la parola ai vostri mister, volevo fare una piccola considerazione su questo gruppo, soprattutto con il gruppo dei 2007, perché è un gruppo che io ho seguito con molta attenzione l'anno scorso. Era un gruppo al primo anno che ha avuto tantissime, diciamo, difficoltà, nel senso che incontrare bambini che erano già al terzo o quarto anno di scuola a calcio alla fine diciamo, ha comportato nel corso dell'anno pochissime vittorie, anzi mi sembra nemmeno una, e tante sconfitte, tante. Moltissime. Però le soddisfazioni, vedete, alla fine quando si ha pazienza uno riesce anche a prendersele. Quest'anno i 2007 invece hanno praticamente così vinto quasi tutte le partite. Quindi questo cosa vuol dire? Significa che c'è impegno, quindi la prima cosa che voi dovete fare è divertirvi, ma impegnarvi, quindi quando si viene negli allenamenti si viene per cercare di imparare a giocare a pallone, imparare le regole, ok? Quindi complimenti ai 2007 e ovviamente complimenti anche ai 2008 che stanno facendo il loro anno di esperienza e ci auguriamo che l'anno prossimo facciano vedere veramente quello che valgono, ok? Quindi adesso lasciamo la parola innanzitutto a mister Giuseppe e poi a mister Roberto. Mister Giuseppe, diciamo, tu sei un decano degli allenatori, probabilmente credo che quasi praticamente 30 anni che alleni e hai allenato in tutte le categorie. Diciamo che cosa hai, diciamo, in generale hai fatto nella vita è questa passione per il calcio, ecco, e soprattutto per allenare adesso i bambini diciamo, della scuola a calcio. Ecco. La passione ce l'ho da quando ero giovane anch'io, perché anche allora, da allora dei giovani il calcio era la via d'uscita per fare qualche cose sportive e roba del genere. Quello che faccio adesso è una terapia. Probabilmente più vanno gli anni e più mi sento giovane con loro, quindi per me è importante stare con loro. Sto benissimo, sono in una società bellissima che ha dei progetti belli che si stanno portando avanti in maniera abbastanza concreta. Ok, bene così. E invece, diciamo, il tuo collaboratore che diciamo, è a differenza, diciamo, tua che è qualche anno in più, è invece un ragazzo giovane, però è una persona che ha grandi capacità, è una persona molto equilibrata, esatto, che è Roberto Carraro. Esatto. E Roberto, tu cosa fai nella vita? E anche questa passione per il calcio da parte tua? Sì, allora io ho studiato economia, al momento sono in cerca di occupazione. Ho iniziato l'anno scorso alla San Paolo con il micro, quest'anno ho il micro, mi trovo benissimo. Hai fatto un corso anche nel CSI come istruttore di primo livello, sì, quindi comunque ti sei Sina, qualificato. Sì, come Sina, e anche lì ho imparato tanto, ma devo dire che la parte più importante è l'esperienza sul campo alla fine. La strada è lunga, c'è tanto da imparare, ma diciamo che la passione c'è, la società credo che sia quella giusta perché ci sono comunque persone serie e le persone giuste al posto giusto. Bene, bene così. Aspetta che li aggiustiamo noi gli allenatori. Bambini, vi piacciono i vostri mister, sì o no? Sì! Ma non c'è proprio nessuno che ha detto no? No. Possibile. Chi ha detto no? Nessuno. Quindi allora vi piacciono proprio? Andiamo alla vi piace proprio mister Giuseppe? Sì! Tantissimo? Sì! Ma allora vi faccio la domanda, perché vi piace? Boh! Ecco. Gentile. È gentile! Sì. Poi un'altra qualità di mister Giuseppe. Bravo allenatore! È un bravo allenatore, sa insegnare bene. Ecco, questa è la cosa importante. Perché capite tutto quello che vi dice? Sì! E quando non capite cosa succede? Si arrabbia! Va bene, allora presentiamo i bambini. Presentiamo una parte, li presenta Mister Costa, è un 2008 ed è con noi dall'anno scorso e gioca prevalentemente centravanti.
ha già fatto anche qualche gollettino, vero? Ale? 5. Ha già 5 gol, quindi sei uno tra i capocannonieri, giusto? Ascolta, il capitano l'hai mai fatto? Della squadra? Una volta. Qual è il ruolo del capitano secondo te? Cioè, perché in una squadra viene in genere a turno, quando siete bambini, nominato il capitano? Sai il motivo? Non c'è un motivo particolare per te, perché è quello che deve dare indicazioni comportamentali e deve rapportarsi, ad esempio, magari in futuro con l'arbitro riguardo a determinate questioni che possono fuoriuscire durante la partita. La squadra, quindi, che tifi in Serie A? La Juve. Un punto per la Juve. Ascolta, però Costa, mi è arrivata a me una richiesta proprio l'altro giorno, in effetti mi ha telefonato un emissario del Barcellona chiedendomi, dice, informazioni su Alessio Costa. Sì. C'era una lettera indirizzata a Cipe Ciop proprio per te. Per il Barcellona, ma io gli ho detto, guarda, io non lo so, adesso devo vedere, devo parlare con gli allenatori, ma se ti chiama, dovesse chiamare il Barcellona, ci vai. Quindi lasci la San Paolo. No, meglio la San Paolo, uguale Barcellona. Quindi preferisci la San Paolo al Barcellona, vero? Va bene, promosso. Va bene, promosso. Andiamo col secondo. Passiamo al secondo. Lui Gabriele Seno, 2008 anche lui, ha iniziato quest'anno, dunque sono pochi mesi. E anche lui è centravanti, destra, sinistra, centrale. Però, si piazza lì, vero Gabri? Ti piace fare la punta? Ti diverti? O volevi fare il portiere? Il difensore? Forse. No, l'attaccante sì, dai, beh, allora quello sì. Ok, tu che squadra tifi? La Juve. Anche tu la Juve. Due, quindi, punti, diciamo, la Juve. Ormai la maggior parte sono proprio tifosi juventini, col fatto che vince sempre, quindi... Sì, non è per quello. Sempre, vince, è così. Va bene, vediamo un pochettino, ma molto spesso, quando... diciamo, si viene a giocare a pallone prima dell'allenamento, i compiti li fai? Studi? Mi raccomando, la prima cosa da fare. Questo è per tutti, vediamo, fate tutti i compiti sempre. Vediamo un pochettino se hai studiato bene. 7x7. Piano piano, Cerca di ragionare. Chi è che lo sa? 7x7. Dai, dategli un aiutino, vediamo. 49. Bravo. 3 per 3. 6! No! 3 ho detto, non 3 per 3, 3 più 3, 3. Sì, giusto. Ha detto giusto, ok? 6. Passiamo al prossimo. Lui è Pietro Pazzola, anche lui si è unito con noi quest'anno, è molto tecnico, può giocare a destra, a sinistra, Bari centro basso. Sì, sì, abbiamo preso informazioni, sappiamo che tifa la Lanteri in Serie A. No! Che squadra tifi? Sì, che squadra tifi? Alla Juve anche tu, caspita. Pietro è uno di quei bambini che dal primo giorno che l'ho visto mi ha colpito, perché è un bambino che gioca con il sorriso sulle labbra. Prende il gol e sorride, fa il gol e sorride, gioca e sorride, così dovete fare. È sereno. Dovete giocare sorridenti, perché questa è l'età in cui voi dovete proprio divertire, ok? Indipendentemente da tutto. Quindi complimenti Pietro, perché continua così, ti vogliamo sempre vedere sorridente, ok? Va bene. Siamo al prossimo. Fabio Gaspa, 2008, l'altro ausilese della squadra, anche lui gioca in attacco, destra, sinistra, centrale. Lui è il primo anno, giusto? Primo anno, sì, 2008. Quindi in Serie A ti fa il malaspina? No. Abbiamo ecco, sì. E anche lui qualche bollettino, mi sa che l'ha fatto quest'anno, vero? 9. Quindi, caspita, sei tra quelli che ha fatto più gol praticamente nel torneo della FGC, giusto? Che poi a me me li mandano dalla FGC. E non è quello ha fatto segnato, segnato, segnato. Quindi vengo proprio a sapere quanti gol avete fatto, cioè, ok? Che tu, che squadra tifi? Juve. Tutti i juventini qua. Cioè, dobbiamo fare il torneo, un torneo per prima di Pasqua, e vi ho diviso in squadre. Noi siamo una squadra l'ho chiamata la Juve, una squadra l'ho chiamata l'Inter, l'altra l'ho chiamata Barcellona. Adesso la vostra non mi ricordo come vi ho chiamato. Noi se siete tutti tifosi juventini, vi chiamerò Inter. Allora passiamo al prossimo. Il prossimo è il nostro portiere numero 1, Gabriele De Muro. Anche lui è un portiere coraggioso, non ha paura di niente, esce. Sì, ho visto che è bravissimo proprio. Poi è appassionato nel giocare in porta. Sì, io il primo giorno che è arrivato, io l'ho visto arrivare e aveva già i guanti.
già i guanti indossati, quindi questo è un portiere. Cioè, a me hanno detto che va anche a scuola con i guanti del portiere, eh? È vero? E che quando ti corichi difficilmente te li togli questi guanti. Ascoltate, è così? Chi di voi gioca a casa con il pallone nel corridoio? Io avete mai rotto niente? Io Riccardo, tu cosa hai rotto? Un quadro. E tuo papà era contento? No. Cosa ti ha detto? Totò ti ha fatto? Sì. Visto alto. Dai, adesso passiamo al prossimo. A me non me ne ricordo. Riccardino Saba, 2008, anche lui si è unito al nostro gruppo quest'anno, ma c'è già l'anno scorso. Sì, aveva fatto gli ultimi mesi l'anno scorso. Lui gioca anche lui in attacco, tutti attaccanti loro. Ecco, anche Riccardo come Pazzola. È un altro di quei bambini che quando lo vado a giocare è sempre con il sorriso sulle labbra. Ecco, perché così. Si diverte, parla tanto, ovvero Riccardo, anche il tuo cognome! Si fa sentire in campo, però è un altro di quei bambini che gioca veramente spensierato. Ecco, così anche il tuo cognome! Ok Riccardo, ti dici tu? Il Milan. Vabbè, allora siamo 5-1. Per la Juventus. Al prossimo. Lui è Pietro Maroso. Detto il mister, ti il Milan non giochi più. Pietro Maroso, anche lui 2008 ed è al secondo anno. Lui è un terzino sinistro alla sinistra. E Pietro è la calma fatta a bambino, è di una tranquillità micidiale. Ecco, poi ho notato una cosa di Pietro. Pietro è uno di quei bambini disciplinati, cioè proprio ascolta, cioè quello che gli dice di fare. Io mi ricordo all'inizio l'anno scorso il mister diceva stai fermo lì e lui tutta la partita non si muoveva, è perché lui era disciplinato. Il mister mi ha detto così, poi il genitore magari diceva ma come mai non ti sei mosso, il mister mi ha detto di stare fermo e quindi lui così stava. Invece quest'anno ho avuto modo di notare che ha avuto diciamo un cambiamento notevole, cioè grintoso, va subito sull'avversario, non teme nessuno. Quindi Pietro, quello che hai fatto l'anno scorso e parte di quest'anno ti è servito perché stai diventando un bel giocatorino, ok? Eh? Che squadra tifi tu? Juventus. Ecco, tu siamo Juventus anche tu, e con lo studio come siamo? Bene. Perché lo so che se non studi poi alla fine mi sa che calcio ne vedi poco, vero? Quindi continua a studiare perché è una cosa importante. Proseguiamo. Lui è Andrea Biosa, 2008, era il primo anno con noi, anche lui è bravo tecnicamente, prevalentemente ala, destra, sinistra, adesso sta un po' provando anche in difesa. Andrea, come ti trovi? Bene? Sì. Ti diverti? Sì. I tuoi compagni sono simpatici? Sì. Va bene, allora va bene così, dai, continua così. Ascolta. Che squadra tifi? Juve. Anche tu la Juve, quindi siamo 7-1, non c'è storia. Ascolta, hai fatto mai il capitano nella squadra oppure la torre? Hai fatto il capitano un giorno, che indicazione hai dato ai tuoi compagni? Gli hai fatto fare quello che volevano? Sì. Avevi la fascia? Però vabbè, avevi la fascia e dici io sono il capitano. Ricordatevi che il capitano è quello che dà le indicazioni ai propri compagni di squadra. Il giorno è quello che dentro il campo, tra virgolette, comanda, ok? Comanda i suoi compagni. Quindi ricordatevi questo che è importante, ok? Proseguiamo. Adesso iniziamo con il 2007, poi c'è qualche altro 2008. 2007 Alessandro Magliona, anche lui è al secondo anno con noi. Sì, al secondo anno. Lui gioca prevalentemente in difesa, destra, sinistra, ogni tanto anche davanti, diciamo, fa un po' di tutto Magliona. Ecco, anche Alessandro ho avuto modo di vedere che è migliorato tantissimo rispetto all'anno scorso, quest'anno ha più grinta, si vede che è migliorato anche nel modo di giocare. Mi ricordo ancora la prima partita l'anno scorso a Uzieri che avete fatto, che addirittura non riuscivano nemmeno a capire dopo aver preso il gol dove dovevano rimettere il pallone. E quindi lì gli allenatori avvicinarsi, guarda, devi mettere la palla al centro del campo. Piano piano. E quindi in un anno si impara tanto e Alessandro è una dimostrazione. Ecco, Alessandro che squadra tifi? Juve. Anche tu la Juventus, vi cambio squadra, non c'è niente da fare. Ok? Sì. Andiamo avanti. Lorenzo Fancello, un altro 2008 al secondo anno con noi. Lorenzo gioca, adesso sta giocando a destra in difesa, però può giocare anche a sinistra, l'ho provato centrale, in attacco. Lorenzo purtroppo è interista, però. Ecco, una cosa che volevo chiedere a Lorenzo, adesso non vorrei,
magari mi sto sbagliando, ma Lorenzo non aveva iniziato l'anno scorso a giocare portiere, è possibile? Che qualche partita l'ha fatta portiere? Anche qualche partita e mi aveva anche colpito, perché in porta era molto era bravo, veramente. Sì, sì, vero, sì. Però lo ricordo perché non aveva paura, usciva sull'avversario, non... Quindi un volo da una porta all'altra. Però è giusto provare i vari ruoli, alla fine magari si riappassiona a fare il portiere, vero Lorenzo? Tu sei tifoso interista, quindi oggi è il primo allenamento, dopo la partita Juve-Inter, i tuoi compagni cosa ti diranno oggi? Vabbè, ti rifarai, dai, andiamo avanti. Vedrai fra un po', ti rifarai e glielo dirai tu allora, ok? Va bene allora. Il calcio è bello per quello, oggi vince una squadra, domani un'altra. Lo seguiamo? Andiamo avanti. No, 2-0. Lui è Federico Dore, è un nuovo entrato, quest'anno sta iniziando a giocare a pallone. Che ruolo fa? Fa tutti i ruoli, difensore, centrocampista, attaccante. Federico, tu sei nuovo, ti trovi bene? Sì. Ti diverti? Tanto? Quanto? Poco o tanto? Tanto. I tuoi compagni sono simpatici oppure no? Tutti? Bravissimo. Ecco, anche a Federico devo dire che rispetto al primo giorno che è arrivato, l'altro giorno l'ho visto giocare e mi è sembrato completamente diverso, cioè proprio grintoso, deciso, non aveva paura dell'avversario, ordinato. Quindi in questi 3-4 mesi ha avuto notevoli miglioramenti. Complimenti. Squadra che tifi? La Juve. Anche Real Madrid. Ecco, allora io ho bisogno di saperlo, perché se mi chiama qualcuno del Real Madrid, della Juve, che magari mi dice io vorrei visionare Dore, io devo dire Dore gli piace Real Madrid, quindi scusa, sì va bene, puoi Real andare Madrid, non è in Serie D, no, ma che con la Torre si gioca è in Spagna. Ma la Torres? No! Infatti si chiama Torres, è spagnola. No! Forse non ho capito molto. È il giocatore, ecco, c'era un giocatore. È vero! Proseguiamo. Tommaso Canu, 2008. Anche lui un giulli, attaccante, difensore, centrocampista, prova tutti i ruoli e dopo si troverà meglio poi farà quello. Certo, Tommaso devo dire lo stesso, che l'ho visto giocare in qualche partita in difesa, è difficile superarlo, non è una cosa semplice. Poi anche lui comunque è uno di quei bambini ordinati, educati, fa il suo compito. E quindi anche lui al secondo anno si vedono notevolmente i miglioramenti. Tommaso, che squadra tifi tu? Non mi dici? Ma ascolta, anche tu Juve. Tommaso, quando giochi come terzino e c'è un attaccante che ti supera, come fai? Dici al portiere arrangiati tu. E allora cosa fai? Corro più veloce di lui. Sì. Bravissimo, secondo me ci riesci, vedrai. Sono molto veloce. Sei molto veloce. Sì, no, è veloce, confermo. confermo che Speedy Tommaso Gonzales è velocissimo. Bravissimo. Ecco, adesso mi sembra che lui gioca prossimo centravanti, da come vestito. Porca miseria. Il nostro Giulli mi sembra che giochi un po' attaccante, un po' di più. Però dalla maglietta mi sembra che da domani vorrebbe giocare sbagliando. Se in porta. Lui è il portiere. Un bravo portiere. Anche Giacomo ha iniziato dal primo giorno, anzi forse no, la prima partita non era portiere, ha deciso successivamente, sì, ma subito dopo di giocare in porta, dopodiché anche era centrocampista, se non mi ricordo. Sì, lei aveva giocato, sì. Però dopo la prima partita ha deciso di giocare in porta e non ha più smesso, e anche lui ha avuto un miglioramento, vedere il Giacomo dell'anno scorso, vedere il Giacomo di quest'anno è completamente diverso, quindi hai avuto un grandissimo miglioramento e per questo ti facciamo i complimenti. Ho parlato con il suo allenatore dei portieri e mi ha detto che è contentissimo della preparazione. Sì, chiede sempre dei portieri e ti devi sempre impegnare, ok, per migliorare ancora di più. Tu vabbè lo so già, tifi la Juve e Roma, però la Roma è in Serie D. Come Juve e Roma? Non c'è nessuno in Serie D. E se si incontrano Juventus e Roma insieme, che dici? Juve. Allora, Juve e Roma. Allora vediamo il prossimo. Gabriele Pignanosa, anche lui gioca in tutti i ruoli, fa diversi ruoli, è bravissimo ed è il capitano delle partite esterne. Ah, è così, votato bene, dai bene. Giocatori. Anche... Aspetta. Votato dai giocatori. Quindi sei capitano, sì, quando andate ecco, le partite esterne. Ti emozioni quando fai il capitano? No,
No, sei abituato. Gabriele, il ruolo del capitano lo sai qual è, che funzione ha. Quindi quella la devi attuare. Cioè capitano è quello comunque, che picchia di più, è così. Allora io non è quello che dà niente. Indicazioni ai suoi, suoi compagni, dice un pochettino com'è. Se ad esempio un giocatore dalla difesa si sposta in attacco, il capitano deve dire, perché è il mister che praticamente è all'interno del campo, quindi deve dare queste indicazioni. Io sapevo che il capitano era l'unico che poteva dire parolacce. Non è vero! Ma insomma, abbiamo cambiato tutte le regole allora. No, sei tu che non lo so, questo cioppo, l'impressione è che non capisca proprio niente. Ascolta, Gabriele, anche Gabriele c'è da ovviamente una nota su Gabriele che ha avuto un miglioramento. Io ci fa la Juve, il Barcellona. Tra un po'. La Juve e il Barcellona. Gabriele ha avuto un miglioramento tutti notevole. La Juve e il Barcellona in Serie D. Gabriele, no. Anche quello è sbagliato. Senti quello che stai Gabriele dicendo. Ha avuto un miglioramento notevole rispetto all'anno scorso. E questo è frutto del tanto impegno che ha messo negli allenamenti, è sempre presente, non manca mai, sia negli allenamenti che nelle partite, quindi gli facciamo anche a Gabriele i complimenti. Per quanto riguarda le squadre, mi sembra che ce n'era uno che tifava Napoli, in effetti era lui, sì, giusto, era Gabriele. Gabriele tifa il Napoli, sì. Come no? Mangia la pizza. Ma se ci hanno scritto quelli del Napoli. Tutti e due. Allora dai, se mi dovesse chiamare lì. Però mio padre è nato a Napoli. Visto che tifa il Napoli, allora ascolta Gabriele. Se mi dovesse chiamare il Milan e dirmi vorremmo Gabriele Pignalosa, io che risposta gli devo dare? Rimane alla San Paolo? Rimane alla San Paolo? Sì, giustamente. Magari in due. Scherzo, che mi hanno chiamato la Juve. Vero? No, ma io scherzi non ve ne faccio, la verità, mi chiamano. A me mi aveva chiamato la Juve al telefono e io ho risposto, però mi hanno detto che avevano sbagliato numero. No! Così è successo. Proseguiamo con gli ultimi due 2008. Lui è Marco Polo. Parente del famoso Marco Polo. Ma che cosa, è della nostra freccia di sinistra. Mancino puro. 2008 gioca qui 2007. Sì, Marco lo stesso lo conosciamo, è uno di quei bambini che dà tutto nel campo, è migliorato tantissimo anche lui rispetto all'anno scorso, che già l'anno scorso era bravino, perché già dal primo giorno che è arrivato ha fatto vedere quello che valeva. Sono 4 anni che gioco. Aspetta, quindi oramai sei uno esperto, ormai, giusto? Eh? Cioè, da che età giochi? Sei uno di 3 anni. Ehi, caspita, quindi il pallone era più grande di te. Che giochi da quando avevi 3 anni, bravissimo. Che squadra tifi, Marco? Un po' Milan, un po' Juve. Ah, un po' Milan, un po' Juve. Ma perché c'è questo secondo risultato? Non è la settimana del risultato. Dipende chi fa meglio. E se si incontrano Juve e Milan insieme? Chi segna tifo. Ah, chi segna il primo tifo. Me la regola. Va bene, dai, bene, bene. Va bene, complimenti. Poi c'è l'ultimo. Poi c'è Paolo Mura. Ma il primo di tutti in assoluto. Anche lui. Gran campione. Anche lui è un 2008 e gioca con il 2007. Ricopre tutti i ruoli, o diversi ruoli perlomeno, tranne il portiere, ma tutti gli altri mi sa che li hai fatti tutti, vero Paolo? Ecco, quindi... sì. Paolo Mura, c'era ovviamente anche questa una nota che riguarda diciamo, una persona alla quale noi siamo molto, molto legati, che è il figlio di Marco Mura, che è stato un giocatore di calcio a ottimi livelli, e anche è stato allenatore della San Paolo per noi per tanti anni, è un grandissimo allenatore, quindi siamo contenti che Paolo sia da noi, anche Paolo lo stesso è cresciuto tantissimo, già dall'anno scorso faceva vedere che valeva parecchio, quest'anno diciamo che mi sembra che giochi difensore, ma anche in attacco l'ho visto giocare, è vero. Quindi è un jolly della squadra. Somma la mai. Che tifi il Tres Nuraghes. Come no? Ci hanno detto nella tua scheda c'è scritto grande tifoso del Tres Nuraghes. No. E chi tifi allora? La Juve. Anche tu la Juve. Bisogna correggere, cancelliamo il Tres Nuraghes e mettiamo la Juve. Il Cagliari. La Juve il Cagliari. Dai, allora bambini. Il Cagliari uno scherzo. Allora bambini, adesso. No, aspetta, sì, prima prego. Volevo farvi conoscere un po' la San Paolo. Venite un po' qua, dai, che così. Allora, voi siete l'unica squadra della San Paolo? No! Però adesso vi chiedo, quante ce n'è nella San Paolo? 443 mi sembrano un po' troppi. 43 è troppo. 15, 4, 15, 4, 25. Beh, ve lo dico io. Beh, 3, ci siamo, sono 24. 24. No! Ragazzi, abbiamo 24 squadre nella San Paolo. E vediamo un po', quella dei più grandi. Quella del 2007.
Juniors regionali. No, ma si dice juniores regionali. Qual è la seconda più grande? Allievi sono la terza più grande. La più grande gioca in seconda categoria. Sono i dilettanti. Sono i dilettanti. Okay. Giocano in seconda categoria. E sapete che gran parte di quei ragazzi grandi hanno cominciato come voi. Hanno cominciato come voi. E tu hai mai allenato? Io non ho allenato perché proprio non ne capisco niente. Mi sono sempre. Io ero il papà di uno dei bambini che adesso ha 26 anni, quindi sono un po' cresciutello. E sono rimasto nella San Paolo perché mi piaceva ed è cresciuta tantissimo. Quei bambini, quei ragazzi della prima squadra, quando erano bambini non erano proprio tanto tanto seguiti, era perché la società era un po' poverella, non aveva i milioni che oggi dà al vostro allenatore, a Mr. Giuseppe, che si compra le macchine Spider con i soldi che prende dalla San Paolo e altrettanto dicasi per lui. Invece adesso voi siete seguiti moltissimo, quindi è possibile che molti di voi diventino proprio molto bravi. Io spero che diventiate tutti molto bravi, così riuscite a portare la San Paolo addirittura in Serie A. E allora tifiamo davvero San Paolo. Okay. E adesso per farci capire che siete davvero della San Paolo, sì, con lui, vedete un pochino di che cosa dovete fare. Abbracciamoci. Anche lui. Vedete? Al mio 3, 1. Forte San Paolo, ma forte. Vi devono sentire fino alla Cina. Fino alla Cina. 1, 2, 3. Ciao, salutate! Ciao! Dai, adesso iniziate l'allenamento, ok?